L'evento di questa sera è stato organizzato da Vicere Spieghi, ma è stato aperto con decisione del vostro istituto a tutti coloro che sono interessati. Quindi permettetemi un ringraziamento particolare alle persone che non sono legate a Vicere Spieghi e hanno deciso di passare questo tempo qui con noi. Il senso di questo incontro si trova in un percorso organizzato un anno fa, quando interrogandoci sulla situazione dei nostri ragazzi abbiamo deciso di offrire un'occasione di confronto proprio per ragionare dell'adolescenza e cosa significa essere genitori educatori. Ringrazio il professor Emanuele Sindaco, che è la referente del centro ascolto, che è stata anche la persona che in questi due anni ha individuato gli esperti da invitare ai nostri eventi. I nostri ragazzi passano in una scuola superiore ordinariamente più di 5.000 ore della loro vita. Sono 5.000 ore in cui accadono tante cose. I nostri ragazzi cambiano anche nel percepire ovviamente se stessi. Abbiamo ragazzi che prendono 20 cm e 20 kg per la prima vita superiore. I ragazzi cambiano nella relazione con i compagni di classe. All'inizio le relazioni sono sempre un po' infantili, poi diventano altre, diventano anche alleanze crescendo. I ragazzi cambiano nel rapporto con gli insegnanti, che sono sempre più persone chiamate a gestire dinamiche di insegnamento e apprendimento, più che persone che trasmettono contenuti. I ragazzi cambiano nel rapporto col territorio, la loro città, perché allargano le loro relazioni, cambiano il loro modo di vivere anche lo spazio. I ragazzi e le ragazze cambiano il modo di essere figli e i genitori si interrogano sempre su cosa significa accompagnarli in questo percorso. Sono sempre figli, ma sono sempre anche più adulti. Abbiamo bisogno di capire, e per questo gli eventi come quelli di questa sera sono importanti. Dicevo che è qui presente l'assessore Mario Guadagni, che ci testimonia la vicinanza della amministrazione comunale, e ricevo subito la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Ricordo prima di tutto il saluto della sindaca, della Scogna e di tutta la giunta. Gli aspetti educativi rappresentano per tutti noi gli aspetti prioritari e testimonianza del fatto di tutti gli episodi che quotidianamente ci si presentano davanti e mettono in dubbio le nostre capacità di genitori e di educatori. Per capire l'utilità di queste life skills, quindi delle cosiddette competenze trasversali che dovrebbero aiutare i nostri figli e le nostre figlie ad affrontare i problemi quotidiani, credo sia importante partire dal contesto attuale, ovvero dal mondo in cui viviamo e che viviamo, della nostra società, che è una società in perenne e costante fibrillazione, che ci sbatte in faccia ogni giorno, ogni settimana, delle situazioni estreme e che tutto svolgono elementi e coscienze degli adulti, figuriamoci dei ragazzi e degli adolescenti. Cambiamenti rapidi e improvvisi che destabilizzano e creano di conseguenza insicurezza nelle proprie capacità e nel proprio futuro. Una società che ci sbatte in prima pagina, che ci dona per la visibilità, una visibilità estrema, quindi se è alto o sotto l'aspettativa, ci espone ad un giudizio altrui che sembra anche lì mettere in discussione il nostro valore, la nostra dimensione. Tutta questa frustrazione e insicurezza ha bisogno di strumenti per essere affrontate con fiducia e con dei risultati attesi che siano coerenti con le aspettative. Credo che sia importante capire questa missione degli educatori, dei genitori, per condividere dei
una linea di azione e per cercare di sostenere prima di tutto i nostri figli e le nostre figlie in questa avventura quotidiana, in queste difficoltà quotidiane. Quindi il sostegno dovrebbe essere, credo, uno dei primi principi, quindi sostenere i nostri figli senza però risolvere a loro i problemi e senza fornire facili soluzioni che non siano il frutto di un ragionamento e di un impegno verso appunto la risoluzione di un problema. La gratificazione è sicuramente un altro principio importante, ovvero sostenere e gratificare con feedback positivi, quindi con messaggi positivi, le azioni delle nostre figlie, senza per questo esaltare inutilmente le loro qualità e senza creare una stima esagerata o non coerente poi con le potenzialità dei giovani. Anche una giusta valutazione dell'impegno profuso in qualsiasi azione e in qualsiasi progetto è sicuramente un'arma utile per i ragazzi e non il risultato, quindi valutare il percorso che si è fatto e non la destinazione che si è raggiunta. E in tutto questo c'è sicuramente qualcun altro che ci ostacola, che ha gli stessi obiettivi e che può arrivare prima di noi o essere migliore di noi. E questo sicuramente è una situazione che dovrebbe portarci all'accettazione che esiste un avversario, se vogliamo, che non per forza deve essere identificato come una minaccia o un nemico. E quindi credo che la missione di noi genitori debba portare verso una comprensione di questa situazione e di questi problemi senza appunto donare facili soluzioni, ma lasciare sempre e comunque la libertà di scelta, anche scelte non condivise, ma scelte che siano il frutto del loro ragionamento e senza la volontà di indirizzare verso le aspettative che sono per forza, che dovrebbero essere per forza le loro aspettative e non le nostre. In questo scuola e famiglia dovrebbero essere allineate nel rispetto ognuno dei propri ruoli e legittimando le azioni e le scelte coerenti di uno dei due attori, anche se non comprese, anche se non condivise, perché se l'obiettivo finale deve essere quello dell'autonomia dei nostri giovani, è così che si dovrebbe fare, è così che ognuno dovrebbe rimanere nel proprio contesto e lasciare agli altri attori e formatori, la libertà di poter svolgere la propria missione. Aggiungo una terza figura, che non è quella dell'insegnante, non è quella del genitore, non è quella di quella persona che incontra i nostri figli fuori dalla scuola e fuori dalla famiglia. Potrebbe essere l'allenatore di una squadra di calcio, potrebbe essere di musica o di danza, potrebbe essere il capo scout. Ecco, credo che questa terza figura sia un terzo attore indispensabile per la formazione dei nostri figli. E se tutte queste tre, questi tre attori fossero appunto allineati in questo, potremmo avere una chance che i giovani possano davvero avere soddisfazione. La scuola dovrebbe valorizzare l'impegno di quello che i giovani mettono in atto fuori dalla scuola. E se questo impegno viene trasferito ed è evidente all'interno della scuola, la famiglia dovrebbe accettare le scelte dell'allenatore della squadra di calcio, quindi quello che succede al di fuori della famiglia e al di fuori della scuola, e la squadra dovrebbe incentivare l'impegno dei giovani all'interno della scuola, perché tutto dovrebbe essere in connessione e tutto dovrebbe portare a un miglioramento del comportamento dei nostri giovani e quindi di un apprendimento. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi dispiace se mi sono prolungato un attimo, ma vi ringrazio per la presenza di chi ascolto, grazie.
stati all'educazione dei ragazzi e dei nostri figli sia assolutamente molto importante. Ci sia a questo punto il rischio che ogni genitore, almeno io ho visto tutte le fasi di cui parlava prima la presa, che adesso si chiama figlio primo, figlio quarto, in dei momenti diciamo di crisi, momenti di entusiasmo, è tutto un cammino che si fa durante la scuola. Il rischio è che noi genitori spesso siamo un po' autoreferenziati, cioè ci sentiamo, guardiamo i nostri figli, guardiamo la nostra situazione, ci sembra di vivere solo noi, e invece il fatto di avere tanti altri genitori, di avere diciamo, questa nostra situazione che è già stata affrontata, già stata studiata, già stata vista, ci aiuta a guardare un po' all'orizzonte e a stare in mezzo a questa turbolenza, a questa complessità un po' più sereni. Credo che per i nostri figli è molto importante che noi genitori acquisiamo questa consapevolezza. Quindi introduco il professor Pellai che ci aiuterà. D'accordo, allora buonasera a tutti e a tutte. È stata, vengo davvero con un po' con il cuore pesante, ma anche con la necessità, no, di sentire che tra genitori ci dobbiamo un po' guardare in faccia, rassicurare, direzionare bene verso quella funzione, quella posizione genitoriale che poi serve tanto anche ai nostri figli. Con un cuore che sai che è stato davvero intenso essere genitore dei miei figli, perché non abbiamo mai speso così tanto tempo a tavola per parlare, no, dei fatti della vita, e non in quanto fatti in sé, no, ma per cercare di capire quali sono le cose che accadono fuori di noi e dentro di noi e che portano poi a fatti che ci fanno bene oppure che ci fanno male, che costruiscono oppure che distruggono. Come la percezione, parlando di allenamento alla vita, che cresciamo, che in effetti, no, siamo di fronte a una generazione che sta cercando di farcela in un tempo ultra complesso, no? Siamo genitori di figli che effettivamente sono pieni di ansia, ne abbiamo parlato la volta scorsa, perché vivono anche in un tempo che è apparentemente un tempo faticoso, non apparentemente, concretamente è faticoso, catastrofico, finisce il Covid, entra la guerra, mentre c'è una guerra ne comincia un'altra, la casa, la loro casa, no? Il pianeta dove abitano brucia, quindi tutta una serie di narrazioni che, se ci pensate, spostano tanto poi il focus del crescere da un tempo di costruzione del proprio futuro, quindi dentro c'è la dimensione della speranza, a un tempo di protezione e riparo dal rischio che mi aspetta, cioè il futuro dovrebbe essere per un adolescente un tempo di costruzione, un tempo di speranza, un tempo di cui ci si tende verso qualcosa che ancora non sappiamo cos'è, che diventerà e che io contribuisco a generare. L'adolescenza è un tempo generativo, dovrebbe essere anche un tempo molto molto energetico, e quindi rimaniamo disorientati, no? Di fronte al fatto che una narrazione che è arrivata costante dentro un po' le nostre vite, le nostre comunità negli ultimi 3-4 anni, in modo particolare quella di un'adolescenza molto ansiosa, molto spaventata, molto impanicata, molto ritirata, che invece che buttarsi nel fuori sta in un territorio che è un territorio riparato, ecco, in una sorta di zona di sicurezza, che è l'ultimo posto dove poi dovrebbero essere i nostri figli. Se ci pensate bene, la peggiore delle punizioni che potevamo ricevere dai nostri genitori 15, 20 o 30 anni fa e vai in camera tua e non uscire da lì, questa cosa ci faceva impazzire, no? Di rabbia. Oggi una delle peggiori punizioni per dare a un figlio dell'adolescenza, a volte devi uscire da quel paese, vai fuori un'ora, no? E lui ti guarda, magari ti dice: ma perché ti vuoi così male? Non è che lui stesso o lei stessa non
costituisce un fuori che deve essere esplorato ed abitato, ma decisamente andare fuori oggi sembra trovare i ragazzi e le ragazze meno adeguati. Uscire vuol dire entrare in un luogo di cui non si possiede un po' la bussola, non siamo i punti cardinali di orientamento, non ci si sente, no? Molto al sicuro, anche l'emergenza che chiamiamo emergenza bullismo, fondamentalmente andare fuori in un mondo dove dovresti trovare dei compagni di squadra, ma se c'è bullismo è chiaro che gli altri sembrano più organizzati con un branco, quindi se non ti senti strutturato, competente a gestirti in modo autoefficace la tua uscita del fuori, il rischio grande, no? Un po' quello che hai dentro, quello di soccorrere. Nel parlare questa settimana con i miei figli, con molti altri genitori, ne ho incontrati tanti perché mi è capitato nel fine settimana di vivere molti incontri, ecco, la fragilità la sentivamo tutti. Credo che a me come genitore è capitato, un po' partecipato, credo anche che la storia di Giulia e di Filippo ci abbia un po' preso così tanto perché l'abbiamo vissuta in tempo reale, è durata molti giorni, eravamo dentro alla storia, quindi piano piano quella cosa è entrata dentro alle nostre vite, abbiamo fatto, credo tutti, no, il tifo, credo per entrambi, cioè non è che avevamo dentro di noi, perché io mi sentivo tanto padre di Giulia quanto padre di Filippo, cioè sentivo che dentro a quelle vite accadevano delle cose che avevano molto a che fare anche con la vita della mia famiglia, no? E con la vita dei miei figli. E un po' nel ragionare intorno a questi temi sento forte la fatica dei nostri figli, poi c'è un po' la fragilità, è capire come si sta in piedi dentro alle onde che la vita fa arrivare, spesso impetuose, spesso potenti. Forse il tema, la sfida grande dell'adolescenza è fatta di due grandi costrutti. La prima cosa è che io devo costruire la mia identità. L'adolescenza è quel tempo della vita in cui io devo decidere chi voglio essere e devo concretamente mettermi alla prova con molte sfide, con molte esperienze, con molte relazioni, il cui risultato sarà diventerò quello che voglio essere proprio in funzione delle sfide che decido di accogliere, delle relazioni che decido di vivere e delle esperienze che decido di fare. Non sono più la mamma e il papà che scelgono i tuoi amici, non sono più la mamma e il papà che ti dicono dove devi andare al pomeriggio. A volte siamo costretti, quando poi vediamo che non vanno da nessuna parte, a continuare, no? A dare la spinta. Non sono più la mamma e il papà che ti dicono a 16 o 17 anni devi studiare o farmi vedere i compiti. Quella roba lì non dovrebbe proprio succedere più neanche per l'anticamera del cervello, no? E già qua noi vediamo a volte tutta una serie di esperienze radicate profondamente dentro di noi adulti, no? A volte lavorando con i genitori ci accorgiamo, no? Che si controlla 20 volte alla mattina il registro elettronico per vedere se è arrivato il voto di quel compito in classe, torna a casa un figlio e non fa in tempo ad aprire la porta che gli diciamo già tutto noi, quello che dovrebbe dirci lui, no? Provate a immaginare davvero che inversione, un po' di ruoli, di competenze e di funzioni, ma rimane che l'adolescenza è un tempo in cui etimologicamente noi diciamo il ragazzo, l'etimologia è colui che si deve essere ancora nutrito, ma il tema grande è che il nutrimento al di fuori direi dei programmi scolastici che sono quelli che non sono molto negoziabili, no? C'è un progetto che è ministeriale, un curriculum ministeriale che deve essere assolto, tutto il resto, quindi c'è la scuola che presidia una formazione che è profondamente nutriente, la parte cognitiva, no? Tutte quelle cose che bisogna imparare a sapere e a saper fare, che se tu fossi in giro da solo
preso il microfono, c'erano gli adulti in un angolo e ha detto: voi dovrete capire che noi abbiamo bisogno di costruire il nostro pensiero pensante. Una definizione di adolescenza che trovo meravigliosa in una prospettiva di crescita, cioè diceva, guardava gli adulti e diceva: noi diventeremo gli adulti che vogliamo essere quanto più saremo produttori del nostro pensiero, un pensiero che costruisce il nostro significato intorno alle cose. Diceva questa frase nella prospettiva di invitare gli adulti a non fateci diventare come volete voi, no? forniteci quegli strumenti che ci permetteranno di diventare come noi vogliamo essere, diventare proprio quelle competenze che non siamo in grado di darci da soli. Quindi direi che questo è in parte, no? Il lavoro che il costrutto intorno al quale si sviluppa l'adolescenza, un tempo di lavoro che è fatto proprio quotidianamente, un po' di cesello e scalpello, per costruire il se stesso e la se stessa che ragazze e ragazze porteranno in giro nel tempo dell'adultità. Il secondo grande lavoro, credo, è un lavoro davvero che poi emerge molto potente in queste storie di cronaca che ci lasciano disorientatissimi, è che bisogna imparare a maneggiare il dolore, perché questo è il vero prerequisito per abitare poi il territorio della vita con felicità. Imparare a maneggiare il dolore è un'esperienza necessaria nell'adolescenza, perché non puoi più chiedere agli adulti di fare quel lavoro lì al posto tuo, cioè di darti chiave in mano la consolazione di cui hai bisogno, la risposta a tutte le domande. Devi davvero fare un lavoro, un percorso che implica fare operazioni mentali complesse che entrano dentro i due funzionamenti della nostra mente. Noi abbiamo funzionamenti emotivi e funzionamenti cognitivi. Noi abbiamo dentro di noi una parte che sente la vita e poi abbiamo dentro di noi una parte che invece pensa la vita e costruisce i significati. Il tema del dolore e il tema della morte sono, mi piacerebbe non doverne parlare, ma ci conviene parlarne, perché ha molto a che fare anche con quello che accade a noi genitori quando siamo vicini a figli che devono attraversare le tempeste emotive della loro vita. Se ci pensate, no? Il tema del dolore, della fatica, proviamo a guardare la storia di Giulia e Filippo. Sono due ex ragazzi, sono stati dentro una storia d'amore, quella storia d'amore si interrompe, non c'è niente di più doloroso nella vita delle persone che sperimentare la perdita di un legame. La quintessenza del dolore è il lutto, l'abbandono amoroso è un dolore per molti versi molto simile al lutto, se non che la persona resta lì, c'è, e quindi costantemente, se ce l'hai vicina nel tuo territorio di vita, è una sorta di riattivatore, no? Di quel dolore poi la pensi come di nuovo avvicinabile in tutte quelle operazioni che poi magari si chiamano stalking, ma tra due persone adulte competenti la rottura di un legame, se è definitiva, deve essere attraversata in tutto il dolore che essa comporta, non è un dolore eliminabile. Se dentro a quel dolore non ci riesci a stare, a sostare per poi poterlo attraversare e farlo diventare altro, permettere a quel dolore di essere un'esperienza che ti proietterà in future storie d'amore con tutta l'esperienza che hai acquisito in un amore che è terminato. E se quella cosa per te è intollerabile, allora quello che farai è che invece che adattarti al principio di realtà, che è una cosa che non si può modificare, chiederai al principio di realtà di adattarsi
con mia moglie, perché questa non è una cosa che ho raccontato ai miei figli, ma proprio mi si è spalancata un episodio che non avevo mai più tirato fuori dalla mia memoria con nessuno, ma lo condivido perché secondo me ha dentro anche tanto, tanto di quello di cui parliamo oggi, no? Allenamento alla vita, cosa vuol dire? Poi è chiaro che adesso stiamo facendo un po' l'analisi di cose che ci rendono il cuore pesante per capire cosa sono poi le cose che invece ci aiutano a costruire. Cioè io ricordo di me nella zona dei miei 20 anni, un sabato pomeriggio a casa, c'ero io da solo, c'era mia nonna al piano basso e io al piano alto, suona il campanello e arriva uno dei miei migliori amici, aveva un anno meno di me, che era stato proprio lasciato in quelle settimane dalla sua ragazza, comunque insieme credo da un anno e mezzo, e lo vedo preoccupato, no? Per cui gli dico: sali, ci mettiamo a parlare, e lui scoppia a piangere e mi dice: sono venuto qua perché avevo già tirato fuori tutte le lamette per togliermi la vita. Quindi mi comunica, no, sulla sua idea suicidaria, che non era più solo un'idea, aveva fatto delle cose, e poi ha detto: mi sono fermato e ho detto vado là, avere un posto in cui andare dentro una relazione. Io non sapevo fare niente, sia chiaro, quindi io però per un'ora circa sono stato lì, ha pianto, l'ho abbracciato, ho detto: hai fatto molto bene a venire qui, pensa che dolore enorme che sarebbe sapere che domani non puoi venire qui, io non posso venire da te, non possiamo cambiare la realtà, è quello che è, ma possiamo stare insieme dentro il dolore, che era l'unica cosa che intuisco poi il mio amico avesse bisogno in quel pomeriggio. Non ha cambiato niente della sua vita, ma non l'ho fatto stare male da solo. Ecco, credo che questo, no, sia un po' il tema grande oggi dentro agli allenamenti alla vita, cioè ci sono degli aspetti della vita che compaiono potentissimi dentro il tempo dell'adolescenza, che hanno molto a che fare con il dolore, sono proprio prove di volo, ecco, intorno anche al territorio del dolore, su cui il ragazzo deve imparare, la ragazza devono imparare a tenere dentro di sé e a attraversare, elaborare, significare il dolore da cui sono abitati, devono imparare a pensarlo per poterlo attraversare, altrimenti lo agisci, lo trasformi in un gesto autolesivo, eterolesivo, ma se non lo sai, no, mentalizzare, cioè tenere dentro di te affinché non ti travolga e distrugga, ma sia un po' una base per fare il passo successivo. Qua dentro c'è il tema della speranza. Ecco che diventa davvero faticoso, no? Immaginare come i nostri figli e figlie possano fare questa cosa e chiaramente come possiamo essere noi di supporto dentro a questa cosa. Io riprendo un po' un modello che è quello delle intelligenze multiple di Howard Gardner, che è un modello molto interessante perché ci dice come educatori quali sono le aree di vita intorno alle quali è bene allenare i nostri figli, no? Parla di 9 menti, in origine erano 7 le menti di cui parla Gardner nel suo primo modello delle intelligenze multiple. Dice: la mente che delle parole, quella dell'intelligenza verbale, la mente logico-matematica, la mente musicale, la mente artistica, la mente cinestesica, la mente del corpo, e poi lui introduce 2 menti che sono la mente intrapersonale, riconosci te stesso, e la mente interpersonale, cioè conosci te stesso in relazione con gli altri, e ci fornisce questo modello dell'intelligenza multiple perché ci dice: voi educatori, voi genitori, costruite allenamenti alla vita in cui tutte queste, no, come se fossero al cuore dentro alla mente, vengano prese, vengano curate, ecco, vengano progettate, curate, accompagnate, perché tutte queste aree non si sviluppano da sole, cioè dentro alla nostra mente esistono
Le due menti, poi se guardate, no? 5 verbale, logico, matematica, artistica, musicale, corporea, hanno materie a scuola che le allenano. Ci sono però due menti che sono l'intrapersonale, l'interpersonale, la consapevolezza di sé, il generare dentro di sé un locus of control interno, cioè una capacità di guardarmi dal di dentro, in qualche modo piano piano, di sapere chi sono, quali sono i miei punti di forza, i miei punti di debolezza, no? L'intelligenza interpersonale, conoscere me stesso in relazione con gli altri e come gli altri entrano nella relazione con me, con i loro differenti stili. Poi quello che dice Gardner è che osserva, no? Dopo che ha costruito questo grande modello che è ispirato da un dibattito in area psicopedagogica, poi dice ci sono però due altre menti che non avevo messo nel modello originale e che sono tanto tanto importanti e di cui ci dobbiamo assolutamente prendere cura come genitori e come educatori. Aggiunge queste due menti, dice, perché se io guardo bambini e bambine, ragazzi e ragazze, a volte con disagio o con fatica di crescere, mi accorgo che magari hanno avuto programmi molto adeguati su questi fronti, ma poi il loro saper essere è un saper essere sofferente. Quindi sanno tante cose, sanno fare tante cose, si sono allenati in tante esperienze diverse, eppure hanno disagio, stanno male, hanno sofferenza. E lui individua come due menti suppletive, la mente spirituale e la mente naturalistica. Cioè dice, negli ultimi 20 o 30 anni, io non ci avevo pensato prima, quando il suo modello originato negli italiani 80-90, dice, negli ultimi 20 o 30 anni, quello che accade nella vita di chi cresce è che questi due menti sono state così denutrite che, pur avendo curato, no, molti aspetti educativi sugli altri fronti, ecco, il non aver considerato quanto è importante per star bene dentro la vita di chi cresce anche queste due dimensioni, ha lasciato i ragazzi e le ragazze poi in adolescenza sguarnite di abilità e di competenze per la vita. Se ci pensate, la mente spirituale di per sé è una mente che non è la mente, non è la religione, no? Il credo religioso che abbiamo, ma state dentro a una formazione proposta da qualsiasi credo religioso, nutre la mente spirituale. Se noi togliamo la dimensione del credo religioso, dobbiamo però continuare a nutrire, ad alimentare la dimensione dell'interiorità, cioè quella che costruisce dentro di noi la capacità di avere uno sguardo che è etico, valoriale, la capacità di guardare alle cose, imparando a pensare anche nella prospettiva del bene e del male, cioè ciò che è bene e ciò che è male. Questo vuol dire spostare tantissimo anche il lavoro dell'educazione dalla costruzione di un io molto forte, molto potente, molto competente, alla costruzione di un noi, cioè di una capacità di mettere io competenti e risolti in una struttura, no? In una costruzione di un modello di gruppo che fa squadra e non che fa branco. Cioè penso che dentro a queste osservazioni ci siano aspetti per noi importanti nel lavoro, nel ragionamento dell'allenamento alla vita. Cioè se l'allenamento alla vita nella prospettiva del mondo adulto è un po' creare il super campione, figli che funzionano molto bene, che nella vita hanno tanto sapere e tanto saper fare, quindi acquisiscono posizioni privilegiate, no? I prevalenti hanno tanto successo perché abbiamo spinto tantissimo perché quella cosa accadesse. Ecco, il rischio è che questo io apparentemente percepito come competente, quasi onnipotente, in realtà poi non vede invece la dimensione del noi, non lavora sull'aspetto della relazione con l'altro come un bisogno profondissimo e nutriente, e
per avere la visione del noi, noi dobbiamo avere una, credo una prospettiva che è quella davvero un po' legata e all'intelligenza interpersonale e alla mente spirituale, cioè una mente che guarda oltre, una mente che va al di là di sé, dello spirito, perché genera qualcosa che è più complesso, più profondo di quello che può accadere all'esperienza del Dio. Questo ha molto anche a che fare con l'esperienza della natura, il contatto con la natura. Da quando noi abbiamo perso sempre più contatto con la natura, che è un potentissimo riequilibratore emotivo dentro la nostra vita. Se io faccio, se io ho un paziente depresso, uno dei consigli che gli do è: stai a contatto con la natura, perché l'esperienza del contatto con la natura costruisce dentro ai funzionamenti mentali di quel paziente depresso connessioni sinaptiche che portano alla produzione, per esempio, di uno stabilizzatore dell'umore, che genera proprio una percezione di radicamento alla vita, di tranquillità e di calma, come per esempio la serotonina. La stessa fatica dentro la natura produce per esempio endorfine, che sono degli analgesici che non ci fanno sperimentare il dolore, che è qualcosa in cui è profondamente immerso il soggetto depresso. Allora, dove ci portano questi ragionamenti? Perché ho tantissime parole scritte sulla mia agenda e devo dire che faccio davvero fatica in questi giorni, un po' gli eventi di questi giorni non mi permettono di fare un ragionamento semplice, cioè di dirvi: il modello delle competenze per la vita, life skills, è un modello che l'Organizzazione Mondiale della Salute ci dice essere molto efficace per permettere ai nostri figli di acquisire il saper essere. Dentro la loro mente ci sono le emozioni e i pensieri, noi li alleniamo sulla comunicazione efficace, sull'empatia. Ecco, questa è un po' l'incontro sulle competenze per la vita. Non credo che oggi dobbiamo, almeno io mi sento così, no? Andare un po' più in profondità, cioè fare qualche pensiero che ci aiuti un po' a riflettere su cosa davvero permette ai nostri figli di lavorare bene su questi due costrutti, cioè imparare a decidere chi vogliono essere e imparare a maneggiare bene il dolore. Credo che la sfida grande sia davvero il senso del noi, cioè generare una capacità di stare nella vita dove l'altro rappresenta non un ostacolo ma un valore dentro la mia vita, e dove la relazione è probabilmente lo strumento e l'esperienza più importante per dare senso e significato al mio esistere. Rifletto per esempio sull'esperienza amorosa. Come fanno i nostri figli, le nostre figlie, mi sento proprio di dire anche i vostri figli e le vostre figlie, ad appassionarsi alla cosa più bella che abbiamo nella vita dopo le narrazioni che abbiamo avuto negli ultimi giorni? Come fanno ragazzi e ragazze a continuare a desiderare di fare l'amore quando l'amore lo abbiamo narrato in un modo così tragico e spaventoso, quando siamo così spaventati da tutto quello che sta accadendo, che l'urgenza fortissima che abbiamo tutti noi adulti è attrezzare i nostri figli non ad amare l'amore, ma a riconoscere i rischi connessi all'esperienza dell'amore. Come facciamo a dargli una spinta, a vederli, no, come un arco che lancia una freccia tesa verso la conquista dello spazio ignoto? Vai dove ancora non sai bene dove devi andare, ma è importante che senti il desiderio di scoccare, se il volo della freccia è a rischio di atterrare in un territorio minato dove si atterrà in Ucraina. Credo che questa sia davvero, no, potentemente oggi la sfida dell'educare che ci riguarda profondamente, e credo
parte la sfida, dall'altra la fatica, dall'altra il bisogno più grande che abbiamo come comunità, come comunità educante. Il primo aspetto è guardare noi adulti di fronte alla crescita. Se noi proponiamo, questo l'abbiamo detto molto bene anche la volta scorsa, l'immagine di un mondo adulto spaventato, quello che accade è che ragazzi e ragazze ci vedono non solo spaventati ma anche spaventanti, e quindi non saremo mai una risorsa per i loro bisogni di crescita, no? Se lo spavento, se l'ansia, ne abbiamo parlato la volta scorsa, l'ansia è un'emozione così potente in questo momento nel mondo degli adolescenti, che vuol dire che l'ignoto che ho davanti a me, che per un adolescente dovrebbe essere sempre un campo magnetico attraente, qualcosa verso cui tendo. L'adolescenza è un tempo che arriva davanti a sé un ignoto che ti chiama, e in quel richiamo tu esci, vai e affronti il rischio di diventare grande, affronti anche il rischio della caduta e della sconfitta. Ma se di fronte a quel richiamo fortissimo di quello che c'è fuori e che ti aspetta e che non sai bene cos'è, lo sguardo costante dell'adulto è uno sguardo spaventato e spaventante, ditemi come fanno i nostri figli e figlie a buttarsene fuori. Qua c'è dentro tantissima roba, ne avevamo parlato la volta scorsa. Io, se penso a quest'estate, una delle cose che mi è accaduta quest'estate era in relazione ai ragazzi e ragazze che dovevano partire per i campi estivi, degli oratori, dei gruppi scout, e noi avevamo avuto l'allerta meteo con tutti i disastri che aveva portato, e una sedicenne, una ragazza sedicenne che in un campo scout aveva perso la vita. Quello che è accaduto a me, anche pubblica, è che io sono stato sommerso da messaggi di organizzatori, da una parte di genitori che avevano iscritto i figli a campi e dovevano farli partire e che non avevano il coraggio di farli partire, mandavano a me il messaggio, credo implicitamente, perché io fossi per loro base sicura e dicessi: guardate che forse vostro figlio è bene che corra quel rischio, chiaramente un rischio calcolato, ma non credo che sarà una pandemia di morti, cioè non possiamo costruire un modo di stare al mondo che genera la sua etica, la sua procedura intorno a un incidente. Il secondo aspetto era che mi scrivevano tantissimi organizzatori di campi estivi, delle parrocchie e del mondo scoutistico e del mondo sportivo, dicendomi: ma qua noi stiamo perdendo ogni giorno ragazzi e ragazze, c'è scritto, i genitori li ritirano e li tengono a casa. Ma la domanda credo che come adulto ci dobbiamo fare è: ma è questo davvero il gesto che protegge un figlio o una figlia, oppure quello è il gesto di un adulto spaventato e spaventante? Perché la domanda, dopo una settimana che il figlio non è andato al campo scout, molto probabilmente è vivo nella sua camera con tutte le sue certezze di sopravvivenza, ma in termini di allenamento alla vita è quella la cosa migliore che come adulti che dobbiamo mettere a disposizione. Poi c'è dentro tantissimo, ne abbiamo parlato la volta scorsa, il concetto di come noi adulti tolleriamo il rischio di crescere dei nostri figli, come noi adulti tolleriamo le cadute e le sconfitte dei nostri figli. Resto tante volte colpito, l'ho detto anche la volta scorsa, di come a volte i più ansiosi per il loro successo scolastico, no? Quindi quelli che si iperattivano di fronte all'interrogazione del compito in classe, siano spesso quelli più bravi, cioè che avrebbero meno bisogno di fare quella roba lì, e che sono costantemente, no, in realtà preoccupati della performance, non del percorso che li porterà a fare delle cose, no, ma
rappresentare i vostri figli, vi direi che il contratto è: non andremo mai più a vedere i voti dei nostri figli sul registro di classe, e diremo a loro: i tuoi voti me li devi raccontare, qualsiasi voto sia, e nel momento in cui non me li dirai, quando farò un colloquio con i due prof, li verrò a sapere. Questo non vuol dire disinteressarsi di quello che accade a un figlio, significa generare un percorso condiviso insieme al proprio figlio, sentire che il figlio ha la responsabilità lui del suo percorso, dei suoi traguardi, e che l'adulto dopo i 15-16 anni diventa un accompagnatore con cui ti interfacce, con cui ti confronti, ma devi prendere i conti per sentirti dire bravo o cattivo dal tuo adulto di riferimento dopo i 15-16 anni. Il miglior approccio anche al voto di un figlio quando non è andato bene è dirgli: mi spiace per te, perché qualsiasi altra cosa gli dico gli sto comunicando che mi spiace per me, ma lui non deve diventare quello che io voglio che lui sia, lui deve diventare quello che lui vuole essere. È chiaro che ci saranno cadute, ci saranno sbadataggini, ma quello che si attiverà molto probabilmente dentro un figlio progressivamente si sta lavorando alla costruzione di un progetto di vita e non all'obbedienza di come i miei genitori vogliono che io sia, si farà carico, si prenderà in mano quello che lì dentro alla sua vita. La cosa molto interessante che ci dicono le neuroscienze dentro al tema dell'allenamento alla vita è questo: che l'allenamento alla vita e l'acquisire competenze sul campo, tutte quelle aree della mente che abbiamo definito prima, non è un processo quantitativo, cioè non è che alla fine della crescita noi diciamo che l'età evolutiva termina quando il nostro cervello, in particolare il nostro cervello che pensa, ha stabilizzato e cablato in modo stabile le reti neuronali con cui poi si muoverà nella vita. E fondamentalmente noi abbiamo i primi 20 anni di vita per lavorare sul cervello. Nei primi 20 anni noi sappiamo che noi usiamo una parola che è neuroplasticità, cioè il cervello ha tanta flessibilità e quindi può prendere bene la forma che vogliamo dargli. Dopo i 20 anni è parecchio rigido, cioè è un po' come un panetto di DAS che si è seccato, e quindi lo possiamo lavorare solo con cesello e scalpello, non abbiamo più quella flessibilità. Quindi nei primi 20 anni quello che accade è che soprattutto nelle aree di produzione del pensiero ci sono tantissimi neuroni, il cervello più pesante, più pieno di neuroni, noi ce l'abbiamo intorno ai 14 anni, che se ci pensate bene, mia nonna Irma diceva l'età della stupidera, ecco, era quello. Quindi che cosa accade? No? Che a 14 anni noi siamo massimamente dotati di neuroni, ma come diceva un famoso psicologo, siamo pseudo stupidi, cioè non sappiamo cosa farcene bene di quei neuroni. Quei neuroni però sono come il materiale di un magazzino enorme con cui il costruttore ogni giorno, in cui il costruttore ogni giorno va a prendere i materiali che gli servono per costruire una casa. Quindi noi abbiamo i magazzini dei neuronali pieni zeppi di potenzialità intorno ai 14 anni, e la sfida enorme della crescita tra i 14 e i 20 anni è che ogni giorno si va dentro il magazzino e si prendono i neuroni che ci servono per il nostro progetto di vita. Quindi quello che accade è che la maturità, e quindi diciamo l'antidoto alla fragilità, viene acquisito nel corso della crescita, mantenendo attivi e legando fra di loro tutti i neuroni che vengono stimolati all'interno delle relazioni e delle esperienze che andiamo a vivere. Cosa accade ai neuroni che non utilizzano?
si va lì a tre. Io ho i neuroni per parlare tre lingue straniere e non ne parlo neanche una. Quello che fa il cervello è che i neuroni che non utilizzo li butta via. Quindi ecco che cosa accade tra i 14 e i 20 anni, che il cervello decide di tenere, strutturare, potenziare tutte le reti neuronali che vengono attivate nel corso dell'adolescenza. Quindi è come andare in palestra, ecco perché parliamo di allenamento alla vita. La vita è un tempo, l'adolescenza è un tempo in cui si va in palestra e in funzione delle macchine, no? Di fronte alle quali ci fermiamo e che esercitano specifici gruppi muscolari, ecco che noi esercitiamo le nostre funzioni emotive, cognitive e socio-relazionali. Quindi, siccome noi abbiamo da generare, da attivare, da costruire reti neuronali su questi tre fronti, compiti emotivi, compiti cognitivi, abilità emotive, abilità cognitive, abilità socio-relazionali, la domanda chiave è proprio quali sono le relazioni e le esperienze che attivano circuiti emotivi, circuiti cognitivi, circuiti socio-relazionali e come questi circuiti che vengono attivati si mettono a interagire fra di loro. Capite che qua dentro noi abbiamo tante tante sfide, no? Io dovessi tradurvi questo in un'immagine, secondo me è l'immagine, no? Se penso a me genitore con i miei figli in montagna, che dobbiamo decidere se andare su in cima alla montagna scegliendo un sentiero che ci vuole 4 ore per percorrerlo, oppure una seggiovia che vale 10 euro e in 20 minuti sei su. Se io chiedo ai miei figli cosa volete fare, ho buone probabilità che mi dicano la seggiovia. Quindi è chiaro che sono un figlio molto appassionato di montagna, lui mi dirà il sentiero, ma se noi partiamo da lì, che quella roba lì non l'hanno ancora tanto esplorata, quindi si devono fare la loro fantasia su come è meglio arrivare in cima alla montagna, io ho buone probabilità che i miei 4 figli mi dicano: ma è bellissimo andare su in seggiovia, perché fare tutta quella fatica lungo il sentiero? Questo è il dilemma dell'educatore. L'educatore non ha costruito la seggiovia, l'educatore non ha segnato il sentiero, l'educatore può dirigere la salita verso l'alto secondo una delle due prospettive. E quello che faranno i figli, perché nel nostro cervello noi siamo molto molto governati, anche lui diceva bene, qualcuno, non mi ricordo se era l'assessore, dal bisogno di gratificazione. Qual è la gratificazione che andiamo cercando nella vita? Qual è il modello di felicità a cui aspiriamo nella vita, no? Se voi guardate l'evento tragico di cui siamo stati intrappolati, è che io voglio la felicità che voglio io subito, istantanea. Tu non contribuisci a quella felicità, non va bene. Quindi mi distruggo, ti distruggo, no? Ora, la felicità è una conquista che segue vie molto diverse. Potremmo chiamare che arrivare in cima alla montagna e avere quella meravigliosa visione dall'alto è la conquista della felicità. I percorsi per arrivarci sono molto diversi, uno è più veloce e istantaneo, la seggiovia, paghi 10 euro e ti conquisti il diritto alla felicità istantanea con poca fatica. L'altro costa meno in termini di denaro, costa molto in termini di fatica, impegno ed energia. Non è più gratificazione istantanea, è gratificazione ritardata. È un fare dentro di sé, costruire dentro di sé la tolleranza alla fatica e alla frustrazione, ed è chiaro che perché quella cosa possa venire serve intanto che quella cosa sia poi abbia dentro un'attraenza, non sia bello, cioè è chiaro che l'educatore ti propone la salita in montagna non solo perché è faticosa, ma perché sa che c'è dentro parecchia bellezza che non potresti mai scoprire facendo il viaggio in seggiovia. La seconda cosa è molto meglio salire in cima con compagni di squadra e non da soli, perché
cervello fa molta molta più fatica, si motiva molto meno verso l'obiettivo. La terza variabile sono chiaramente gli allenatori, cioè gli accompagnatori, non sono quelli che fanno il cammino al posto tuo, ma sono quelli che regolano anche l'onda d'urto e torna indietro. Guarda, a pensare, non so, io l'ho vista sta scena tante volte con i miei figli, no? Andiamo su comunque col sentiero, quindi i primi 40 minuti sono disastrosi, siamo la famiglia peggiore del mondo, siete i genitori più antipatici del mondo, guarda quelli là che salgono con la seggiovia, loro sì, cioè reggere, no? Da avere una struttura adulta che si confronta bene, si interfaccia bene anche con quella sorta, vuol dire essere adulti con una chiarezza, una sicurezza, un senso, una responsabilità educativa abbastanza. Gli allenatori sportivi dei nostri figli in questo senso sono davvero in molti casi magistrali, non ho mai visto un allenatore che ha come obiettivo quello di far fare la fatica possibile ai suoi allenati. Dosa la fatica, l'impegno, la procedura, il tempo in campo in funzione delle attività e delle competenze che pensa quel ragazzo o quella ragazza sia in grado di gestire e di portare a termine. La cosa interessante è vedere cosa accade a chi arriva in cima. Chi arriva in cima in 20 minuti, 25 minuti con la seggiovia, ha una vista stupenda. Ma se voi videoregistrate questi arrivi, quello che vedrete è proprio uno stile un po' di turismo mordi e fuggi. Guardo, fotografo, faccio il video e finisce tutto lì. Poi spesso mi siedo e rispetto a quello che mi mancano ancora 3 ore per venire su, io ho 3 ore vuote da riempire. Con che cosa le riempio? Se il meccanismo è quello della gratificazione istantanea, è molto probabile che andrò a cercarmi esperienze di gratificazione istantanea. E in questo l'online, il social, il videogioco, è davvero un nutriente, un espediente istantaneo. E quindi è molto probabile che voi vediate che in quelle 3 ore che è salito con la seggiovia in cima alla montagna fa le stesse identiche cose che avrebbe fatto rimanendo nella sua stanza d'albergo in montagna. Intanto gli altri, passo dopo passo, stanno strutturando abilità e competenze, stanno imparando insieme a tollerare la fatica, stanno imparando insieme a comunicare dentro un'esperienza sfidante, stanno dando senso a quello che accade, non lo sanno, ma stanno potenziando e strutturando muscoli, ossa, stanno fortificandosi, stanno riducendo la dimensione della fragilità, perché stanno lavorando sulla costruzione di una competenza che avviene proprio nell'andare, passo dopo passo. Il grande vantaggio è che il giorno dopo, se c'è una nuova salita e non c'è la seggiovia, quelli del giorno prima che sono saliti sanno che ce la fanno. Questa roba si chiama autoefficacia, è un motore, io sono capace magari, chissà se ci arrivo, però ci posso provare. I secondi probabilmente andranno a cercare una salita in cui c'è la seggiovia a disposizione. È molto più faticoso far partire il gruppo che solitamente si muove la seggiovia, no? E poi dentro voi vedete la sfida grande, cioè dentro l'allenamento alla vita c'è questo lavoro complesso in cui i ragazzi nella costruzione del loro percorso autonomo devono progressivamente riuscire a individuare, diciamo, la strada che è più formativa, più strutturante e che spesso è anche la strada meno facile, che non gliela possiamo fare noi o fare noi al posto loro. Devono giorno dopo giorno sentire che questo è un po', no, il loro compito di crescita. Tutto questo nel loro cervello si traduce in non aumentare i neuroni, perché i neuroni vengono persi, quello che non fai li butti via, ma aumentano i neuroni connessi fra di loro, cioè quello che noi chiamiamo fiori.
buon allenamento alla vita è la quantità di connessioni sinaptiche che si muovono da aree all'altra, all'altra del cervello. E un cervello che arriva a maturità, 20-22 anni, è un cervello che ha una notevolissima quantità di connessioni tra aree emotive, aree cognitive e aree che presidiano le funzioni socio-relazionali a livello centrale, no? L'allenamento alla vita è un fortissimo potenziatore e fortificatore di integrazione tra le diverse del cervello. Quindi concludo dicendo questo, cioè che abbiamo, credo, una sfida molto grande nel sostenere la costruzione dei processi di individuazione, perché c'è tantissima offerta di gratificazione istantanea nella vita dei nostri figli. In qualche modo la loro camera, di questo lo dico spesso, è davvero una patria, è un paese dei balocchi, è così per open eyes, io devo dire, la richiesta un po' di consulenza più frequente che ricevo dai genitori è come si fa a spegnere un parco giochi dentro la loro vita, che è sempre acceso, è sempre stimolante, è sempre attraente, e che mentre sono lì dentro non fa fare l'altra strada, che è una strada decisamente meno attraente di primo attito, ma notevolmente più strutturante. Parlavamo prima con l'assessore, parlavamo di maschi di 13-14 anni. Prendete un maschio che era un grande lettore alla primaria e ditemi alla secondaria di primo grado se continua a essere un grande lettore. Noi abbiamo temi enormi con cui ci confrontiamo anche oggi dentro al nostro titolo, perché i maschi hanno davvero il problema di non avere le parole per raccontare il loro mondo interiore, e quindi quando dentro c'è il caos, poi invece che attraversare il dolore e la sofferenza e tutta azione, diventa tutto un agito. Ed è chiaro che nella prospettiva di un terapeuta, se non hai le parole per dirlo, alla fine dovrai agirlo, e quell'agire uno stato emotivo faticoso e disagevole molto probabilmente porta a tutta una serie di aspetti disfunzionali che diventano poi sintomi di cui ci dobbiamo fare carico. Il secondo elemento è che le relazioni sono davvero relazioni poco reali e molto virtuali, no? Il rischio enorme è che dentro una community io metto a fuoco delle competenze che sono ben diverse da quelle che metterei a fuoco dentro una comunità. Quindi il lavoro enorme da fare oggi nell'allenamento alla vita è tenere altissimo l'allenamento alla vita nella comunità per contrastare, no, un po' questo lavoro costante, magnetico, dopaminergico che le community fanno nella vita dei nostri figli. Questo è davvero un lavoro che ha bisogno di alleanza educativa di tutta la comunità educante e di tutto il mondo adulto. Il terzo elemento che trovo importantissimo oggi per i nostri figli e figlie dentro alla logica dell'allenamento alla vita è il ruolo adulto in due direzioni. Uno, il ruolo adulto come modellatore di una adultità attraente, cioè cosa vedono i nostri figli quando guardano noi adulti dentro alle loro vite. Se vedono un adulto spaventato e spaventante, se vedono un adulto affaticato, triste, depresso, stressato, come a volte mi dicono, ma devo fare tutta sta fatica per diventare quella roba lì, divertirsi, no? Mica che divento, che siano loro quelli che si sono scelti quella vita lì, tornano a casa sempre stressati, sempre arrabbiati, sempre, ma io voglio essere felice, non voglio essere quella roba lì. Quindi l'adulto è davvero uno che costruisce una visione dell'adultità in cui c'è equilibrio, non squilibrio, e questo trovo che sia davvero qualcosa che ci riguarda tutti. Il secondo elemento che trovo importantissimo è quello delle testimonianze. Quali
sono le testimonianze che arrivano nella vita dei nostri figli. Parlavo proprio che ieri a Piacenza avete avuto Don Puccio che parlava ai ragazzi, cioè, al di là del vostro credo religioso, cioè, quando mio figlio Pietro ha incontrato Don Puccio è rimasto incantato. E Don Puccio chiaramente è uno che gli ha proposto dentro alle conversazioni a cui Pietro ha partecipato, ecco, non certamente la strada della seggiovia. E credo che una delle cose che serva tantissimo oggi a ragazzi e ragazze è potersi confrontare con narrazioni di giovani, adulti, uomini e donne che sono saliti lungo il sentiero e che hanno da raccontare la bellezza della fatica e la fatica della bellezza. Perché questo è certamente, credo, l'aspetto più motivante di cui abbiamo un profondo bisogno di nutrimento nel territorio della nostra vita. Vi saluto, cioè io mi fermo, poi magari ci facciamo domande e risposte. Ho provato a condensare tutto questo in un messaggio che ho scritto per mio figlio Pietro e che condivido con voi. Lo leggo sempre, quindi magari l'avete anche già sentito. Ma trovo che qua dentro ci sia un po' tutto il senso della narrazione, del concetto dell'allenamento alla vita e delle competenze alla vita su cui è bene pensarci come adulti, allenatori e fornitori di quello che serve nel territorio della crescita. E questo augurio dice così: ragazzo mio, ti auguro che la vita sia generosa con te nel tempo che hai davanti, ma soprattutto che tu sia generoso con la vita. Progetta ogni giorno ciò di cui la vuoi vedere ricca e fai di tutto per perseguirlo. Non credere che la felicità sia un diritto, ma trasformala in un dovere costante, verso te stesso prima di tutto e poi verso chi ti vive a fianco. Non smettere mai di rendere il mondo un posto migliore di come lo hai trovato. Fallo con i gesti, ma anche con le parole. Ama la competenza più della potenza e fa che il tuo successo sia la conseguenza del tuo agire, non la causa. Tieni alto lo sguardo sugli altri, sulla natura, ma non smettere mai di guardarti dentro, di cercarti nella tua interiorità. È lì che ti devi affacciare e specchiare per comprendere chi davvero vuoi essere in questo tempo che hai davanti a te. È lì che ti auguro di trovare la parte migliore di te. Quella parte, curala e coltivala. Amala sopra ogni cosa, poi fanne tu una nuova vita. Se saprai essere con la vita, lei farà altrettanto. Scoprirai anche nelle sue rughe il senso di tutto. Queste cose la vita a me le ha insegnate, anche e soprattutto attraverso te. Abbi cura del tempo che ti è dato, dell'amore che ti viene donato. Impara l'amore, poi insegnalo e falle il dono. Tutto il resto verrà da sé. Quali suggerimenti?
i percorsi per la scuola del genitore, e cosa dobbiamo fare? Ok, allora io potrei, se dovessi dire tre o quattro cose che sono in ambiti molto molto diversi, e lo dico anche magari in un modo che per voi può essere provocatorio, se siete docenti, ma ve lo dico da uno che fa il mio mestiere, che non è il vostro e che non sarei mai capace di fare. Allora, se dovessi dire vorrei una scuola che, tenendo tutto quello che già sta facendo, e lo dico da genitore di quattro figli, sono ultra grato al lavoro che ha fatto la scuola con i miei figli. Non abbiamo mica avuto sempre la perfezione, abbiamo avuto anche dei picchi abissali, no? Però mi sono sempre fermato perché mi sono detto, nella vita non è che ci scegliamo un collega di lavoro, il capo di lavoro, quello che è, e avremo picchi e abissi in tutti, e non è che la vita diventerà come la vogliamo noi, ma è chiaro che quello che mi serve tanto, diciamo così, abbiamo qua una statistica, è il valore medio e poi la moda, cioè che la cosa più rappresentata sia una cosa di valore, ecco, e quello è accaduto. Io sono davvero molto grato alla scuola. Detto questo, mi verrebbe da dire, ma perché una volta alla settimana non si sceglie di metterci in cerchio, di individuare degli aspetti che abbiamo trovato molto sfidanti, o nella vita dentro la classe o nella vita fuori nel mondo, pensate, la storia di Giulia, e non li facciamo diventare il tema del cerchio. Se penso ai voti, ma perché dobbiamo scendere sotto il 4? Scusate, qual è il valore? Cioè abbiamo il 4, il 4 e mezzo, il 5, il 5 e mezzo, il 6. Per me è molto allenante, per un ragazzo gravemente insufficiente, sapere che ha preso 4 e che per vedere 4 ci vuole un 8, 8 più 4, 12, e sai che prendere 2 vuol dire prendere 10, cioè come a me che è arrivata arrivo in cima al Montalone, poi mi dici devi sapere andare sull'Everest, ma se faticavo ad andare in cima al Montalone è difficile quella roba lì, e mi domando qual è il senso, qual è il significato dentro questa cosa qua. Poi tantissimi docenti mi dicono, guardi che do 2 non faccio mica la media matematica, ma a maggior ragione se non fai la media matematica perché devi dare 2, non tanto, nella logica di... Poi userei tantissimo le narrazioni, cioè io tutte le volte che, cioè io non lo so, io spesso parlo con i ragazzi, gli devo spiegare come funziona il cervello, e potrei dargli tutte le reti neuronali, i piani di funzionamento, ma poi alla fine mi conviene molto di più raccontarli quella volta che Giorgio ha usato il cervello rettiliano, non il cervello che pensa, che Paola ha usato il cervello emotivo. Nella storia di Giorgio e nella storia di Paolo loro vedono quali sono, e le narrazioni secondo me oggi sono molto necessarie, perché siamo affamati di storie, e le storie che arrivano poi, non lo so, io potrei dire, a me piacerebbe tantissimo proprio che la scuola, no, che gli avvicina un linguaggio così alto e competente, permettesse di sviluppare anche un pensiero critico, quando invece il linguaggio, l'immagine, le narrazioni sono davvero basse e diseducative, non censurando quella roba, non la vogliamo, ma portandola lì al centro. Io a mio figlio Pietro, che non vedeva l'ora che uscisse l'album del suo artista, io l'ho sentito 2 volte, tutto proprio era un po' straziante per me, ma volevo proprio, e sentendolo con attenzione 2 volte non basta tutto, cioè gli dico, ho preso una laurea, 2 specialità, poi non ho capito l'80% di quello che c'era lì dentro, quindi gli ho detto, Pietro, mi fai una conferenza di 30 minuti con tutte le volte che ti porto di qua, io uso il mio tempo per il tuo bisogno di imparare la vita, io ho bisogno di imparare quello che tu impari dentro questa esperienza di ascolto. Non è ancora venuta, la mezz'ora io aspetto da 10 giorni, e tutti i giorni vi ricordo che io ho bisogno di una conferenza di mezz'ora. Ho cominciato a dargli proprio il titolo di una delle canzoni di cui non avevo capito niente, e mi ha detto, ma quella non l'ho capita nemmeno io, 27
proprio senza smartphone da nessuna parte per tutti, adulti e ragazzi, perché quello che ci dicono le ricerche è che se togli quella roba lì, durante i tempi informali si parla, si comunica molto di più, ci si guarda molto più negli occhi e quindi scopro che tutta quella roba che magari dobbiamo allenare con progetti speciali si allena già da solo, basta dare il setting ideale. Ecco, mi ho provato a buttare lì un po'. Grazie, buonasera. Volevo chiedere questo, interessantissimo il ruolo di una scuola che educhi prima ancora di giudicare, quindi molto importante sì, ma funzionale a una crescita dell'alunno. Io sono padre di un figlio di terza media che dovrà, si accinge a scegliere un percorso futuro in molte difficoltà del caso, e una in quarta liceo, quindi sta finendo la sua esperienza di scuola superiore. Vedo da genitore e capisco l'importanza della scuola da un lato e della famiglia dall'altro. A livello di scuola mi piacerebbe vedere una scuola in effetti che porta quelli che sono poi le tragedie di cui anche di cronaca lei ha accennato, sta accennando stasera, nel vedere come sono parte di un'umanità, cioè vedere la tragedia greca a un grande avviere, a comunque un cammino nella letteratura, nell'arte, nella storia, tragedie che sono dell'umanità e ancora attuali come lo è. Quindi hai visto ovviamente questo e mi è piaciuto molto il passaggio sottile che ha fatto tutto l'intervento del linguaggio con l'espressione di civiltà e del mettere ordine agli istinti o anche alla confusione che può esserci nella mente soprattutto di un adolescente che ha moltissimi errori in sviluppo e quindi anche idee. La scuola, devo dire appunto la mia esperienza da genitore in questi anni, dalle medie e superiori, nel linguaggio oggi fa poco. Io devo dire che le mie figlie, dalle medie e tanto più le superiori, non hanno mai fatto un tema. Io non ero, io non avevo fatto il tema, scelto anch'io, liceo scientifico, però il tema era un modo proprio per ordinare le idee, per rendere le logiche, come lo può fare la materia. Che reputo assolutamente importante il latino da un lato, quindi di logica e di costruzione delle idee. Quindi, prima ancora di tutto, aiutarvi a mettere ordine a tutto quello che ovviamente non è va così critica nel passato nel momento. Grazie. Sì, io non ho niente da dire perché lei ha espresso bene, molto bene il suo pensiero. Riprendo questo aspetto che davvero la scuola è l'unico luogo che fa da presidio alla parola scritta e alla parola parlata. Quindi giustamente come dice lei, cioè scrivere vuol dire tirare fuori ciò che ho dentro e dargli una forma nel fuori ed è un esercizio importantissimo da fare in adolescenza. Io nel lavoro del terapeuta dico che vedo ragazzi in difficoltà a maneggiare il loro dolore perché non hanno per esempio mai scritto un diario. Il diario è tirare fuori il tuo pezzo più segreto, a volte anche il più doloroso, e vedere narratelo, e nel momento in cui te lo descrivi e te lo narri lo puoi gestire in un altro modo, ma il lavoro della parola che narra, descrive, significa, elabora, è importante. E l'altra roba è la parola letta, non smettete mai con scuola, io non saprò mai quanto ringraziare la scuola che fa leggere i libri, non solo perché sono uno scrittore, chiaramente potrebbe essere un conflitto, ma vedere dei figli che devono leggere, direi proprio distruggendo quella narrativa che dice non si deve imporre la lettura, perché se altrimenti poi gliela si fa detestare, ma se non gliela imponiamo non la eserciteranno più dopo i maschi, dopo gli 11 anni. Quindi fategliela pure detestare, ma fateli leggere, perché le neuroscienze ci dicono che un cervello che legge è un cervello che ha talmente tante fioriture in più che connettono le varie aree del cervello che alla fine un po' mi sembra come quando l'allenatore, no, il calciatore non lo manda subito sul calcio a tirare al pallone, ma gli fa fare tanta parete.
giri di corsa e i ragazzi volevano solo giocare a calcio, ma mi tocca fare anche quella roba lì, e credo che abbia un senso. Da genitore, tre questioni flash per rubare troppo tempo e lasciare spazio per rispondere. Una prima, come tirarle fuori da quella stanza dove c'è un dispositivo elettronico? Almeno un suggerimento, ce lo regali. Una seconda questione è un caos mentale che mi ha creato su questa metafora del percorso. Lavoro su questa questione del cammino per altre ragioni. E ci sono due questioni che sono in ballo, secondo me stanno anche nella sua metafora. Una questione riguarda il cammino, una questione riguarda la meta. Non, nella mia testa il suo ragionamento mi manda in catastrofe mentale, forse non sono gli errori che sono molto elevati, quali le due cose contano, perché non è vero che conta sempre solo il percorso, delle volte è importante anche la meta, cioè se io ho bisogno di scrivere quella cattedrale, il percorso per arrivarci non è così, cioè non so, delle volte è la meta, delle volte è il percorso, la sua metafora mi manda in crisi. Terza questione, e ha a che fare con questo, è difficile fare passare un messaggio che si fa sempre solo fatica, dove invece è esattamente il contrario di quello che il mondo e la logica di tutti, quando non siamo seduti qui, esattamente il contrario, cioè quello che si fa meno fatica, quello che si avviene prima, quello che... Cioè, c'è una... è quasi una controcultura quella che propone. Allora, sì, anche se la fatica non è intesa come qualcosa che ti toglie, nel farla ti porta a costruire un'esperienza che non è automortificante, ma è promovente, quindi è una fatica direzionata, non è camminiamo 50 km su una strada asfaltata così quando c'era il treno, perché se non c'è niente dentro quell'esperienza del camminare, è chiaro che è solo fatica. Quindi una fatica direzionata verso una scoperta, e qua riprendo anche il secondo messaggio, cioè il percorso dà molto più significato alla meta. La meta senza il percorso rimane svuotata, cioè perché io mi ricordo quella conquista della cima dopo tutta quella fatica molto più della cima a cui sono arrivato con la seggiovia. Perché il percorso incide profondamente dentro la mia memoria proprio il senso della conquista. In età evolutiva questa roba è molto molto importante. E non so, penso a un ragazzo che si dà un grande affare e arriva alla sufficienza, quella conquista è infinitamente migliore di quello che ha il compito da copiare, prende 10 e ha preso 10 col doping, cioè quello che ha preso 6 con la sua fatica lo vivrà come un'ingiustizia quel 10, ma sentirà che quel 6 è totalmente suo, gli appartiene, se viene da 4 tocca con mano che è lui che ha prodotto quel risultato. Non ho molti motivi in più da darvi per come il percorso dà senso alla meta, ma nella nostra memoria emotiva e cognitiva, guarda caso, le conquiste impegnative lasciano un'impronta molto più profonda delle conquiste facili e entrano dentro, no, alla nostra autobiografia, le nostre autonarrazioni in modo molto più significativo, cioè con più significato. Rispetto alla stanza che ha dentro il parco giochi, credo che non è che c'è una ricetta. Tutti i giorni mi confronto con questo tema con i miei 4 figli, sono molto contento di vedere per esempio i miei 2 figli universitari, quando davvero studiano tanto, ci portano loro lo smartphone in cucina e
ci dicono tenetelo qua voi, no? Come dire, l'oggetto fatto da noi, è chiaro che noi non interferiamo mai più con loro. Con Caterina, per esempio, che ha 15 anni, più volte abbiamo detto rendi la tua stanza un luogo di studio e non un paese dei parocchi, quindi porta il tuo smartphone in cucina. Ecco, aver allenato a vedere che c'è un luogo dello studio, un paese dei parocchi, che se tieni insieme tutto, forse fai fatica ad essere stati un po' direttivi. Non gliel'abbiamo tolto, gli abbiamo detto lo metti in cucina, se vuoi andare nel paese dei parocchi però vai in cucina, non stai dentro alla stanza della, così dire, dello studio dicendo alla fine della giornata ho studiato 5 ore, perché se poi andiamo a guardare il timer e scopriamo che per 4 ore eri connessa, allora hai studiato un'ora e hai fatto 4 ore di connessione. Allora generare ambienti in cui c'è chiarezza, in questo la scuola è molto brava. La scuola a me permette, con un genitore che mi porta lì il figlio e mi dice guarda, glielo dica lei che non si può videogiocare tutti i pomeriggi per 3 ore, io lo guardo perché glielo devo dire io che non l'ho mai visto, glielo dica lei che lo conosce da quando è nato. Ma il genitore mi dice no, ma io glielo dico e non ci riesco. Cosa vuol dire? Diventa matto, dai pugni al contro l'anta dell'armadio, dai caccia alla porta, no? Dice allora ha ragione, abbiamo un problema, no? Quindi per, non riesco a non farlo smettere. Quindi io guardo il 13enne e gli dico ma a scuola, dove dalle 8 alle 2 sei lì, come fai? Visto che per 3 ore non resisti. E lui mi guarda e dice no, a scuola no, non posso giocare. Abbiamo una buona notizia, no? Dico al papà, perché vuol dire che la legge addirittura le 6 ore, non le 3 ore. Allora però abbiamo un problema, dico ma quante note hai preso quest'anno fuori di spaccare porte, banchi, che siccome per 6 ore non ti fa giocare a casa, dopo un'ora e mezza spengono, rompi tutto, chissà quanta roba hai rotto a scuola. No, neanche una, abbiamo una seconda buona notizia, sa stare 6 ore senza rompere niente. Allora quello che cambia secondo me è proprio la chiarezza della cornice educativa. Avere ambienti in cui c'è chiarezza di quello che deve accadere lì dentro, questa è una responsabilità educativa, permette poi, soprattutto in alcune età dove c'è molto tsunami, di avere più facilmente la visione a cui a volte ti devi adeguare. Sono i 40 minuti del percorso sul sentiero dove guardi quelli che vanno su in seggiovia e dici all'adulto sei il peggior adulto della mia vita. L'adulto in realtà sa che non voleva essere il peggior adulto della tua vita, ma doveva essere un buon educatore. Sì, anche perché siamo sempre congelati e non riusciamo a essere. Ringraziamo, è una prova di fatica, ringraziamo il dottor Bellari, segnalo che sul sito del Liceo Respighi, sulla home page, pubblichiamo gli eventi. Se ci fosse qualche genitore che come nel Liceo Respighi fosse interessato ad altre iniziative simili, qua di sito abbiamo in genere tutti i docenti, tutti i genitori che ci sono interessati. Grazie.